Nel segno delle donne, Assessore Lancia il secondo appuntamento per la rassegna Marzo in Rosa. Tante donne che hanno attraversato nei secoli la città e il territorio aquilano. Oggi pomeriggio da Amalia Sperandio ad Anna Ventura, la povera Paolina Giorgi, tutte figure femminili che in un modo o nell'altro hanno lasciato il segno. Sì, e noi vogliamo raccontare la storia dell'Aquila attraverso queste figure storiche dell'Aquila. Naturalmente non c'è nessuna pretesa esaustiva, questo è il motivo per il quale pensiamo anche di replicare questo ciclo di incontri e, perché no, di trasfonderlo in un volume tutto al femminile da pubblicare col contributo di più autori o di più autrici da parte appunto dell'assessorato alle pari opportunità. Un'altra iniziativa che fa parte di questo Marzo in Rosa, che volge ormai quasi al termine e che è stato per noi davvero ricco. Quest'anno Marzo in Rosa è capitato in un momento storico unico per la città. L'Aquila la settimana scorsa ha ricevuto l'ambito e meritato il riconoscimento di capitale per la cultura. Ha pensato, o comunque sono in itinere, dei progetti che riguardano le donne proprio da inserire in quello che sarà il grande palinsesto per il 2026? Naturalmente siamo a lavoro anche per questo, non possiamo fare finta di niente e portare la seconda, perché no, già quando sarà terza edizione del Marzo Rosa significherà anche avere un know-how sul quale lavorare anche da un punto di vista istituzionale, perché Marzo in Rosa, ma anche il cartellone del novembre, che non è solo il 25 novembre, sono due cartelloni istituzionali che prima l'Aquila non aveva. Professore Enrico Centofanti, lei oggi qui per l'incontro Marzo in Rosa. La figura di Paolina Giorgi, una ragazza morta giovanissima nel 1911, una star internazionale sepolta nel cimitero monumentale dell'Aquila, assassinata per mano di un ammiratore respinto. Un femminicidio in un'epoca in cui non si parlava minimamente di femminicidio, di violenza di genere. Sì, è quello che oggi va molto diffusamente praticato e appunto viene definito femminicidio. Allora, cioè più di 100 anni fa, non era così nota la vicenda dell'uccisione delle donne, ma accadeva ugualmente, perché purtroppo non è che sia un vizio recente questo. E Paolina era una ragazza molto particolare, lei era di origini modestissime, è stata stuprata poco più che bambina e quindi avviata verso un destino terrificante. Invece lei ha avuto il coraggio di non soccombere, di alzare la testa, ribellarsi, istruirsi, imparare a vivere. È diventata una star a livello internazionale dei Café Chantant. Dopodiché ha avuto l'inconveniente di avere una piccola storia con un ragazzo sudamericano, il quale poi insomma è stato messo un po' alla porta, perché era una cosa breve. E non si è rassegnato, e come da classica movenza anche quotidianamente verificabile oggi in Italia, l'ha ammazzata. Questo è quanto. Questa è la storia nuda e cruda, naturalmente poi intorno c'è da considerare tanti aspetti importanti, per cui è una storia esemplare di come si possa non soccombere rispetto a fatti dolorosi e soprattutto gravi. Professore Pier Cesare Stagni, Amalia Sperandio è una figura moderna oltre le convinzioni e soprattutto moderna sempre. Sì, è una donna la cui attività artistica è stata scoperta da poco, perché prima non si confondeva, anche lei si firmava A. Sperandio, probabilmente perché una donna che ai primi del Novecento lavorava
con la fotografia non era ben vista dalla società di allora, e invece grazie alle cartoline meravigliose che lei iniziò a produrre e all'attività di natura di documentazione, alle foto meravigliose che ci ha lasciato, e all'attività instancabile di persone come gli Emoinanzi e altri che hanno organizzato delle mostre bellissime, dei calendari e delle iniziative, anche il largo il Belvedere sul viale Giovanni XXIII che è dedicato alla figura di Amalia. È una donna che ha sofferto molto nella sua vita, ma è un esempio di coraggio e di non mollare mai per le proprie idee, e quello che ci ha regalato oggi è una delle testimonianze visive più belle a Milano nel primo Novecento. Probabilmente se oggi Amalia Sperandio fosse qui dovremmo ringraziarla, anche perché se conosciamo L'Aquila quella che era è grazie a lei, a queste fotografie. È una città in continuo cambiamento, terremoti, la modernizzazione. Assolutamente sì, e le sue foto raccontano delle famiglie aquilane, ma anche degli eventi che si tenevano in esterno, con una grandissima capacità di raccontare il soggetto umano inserito nella bellezza del territorio. Era un'aquila diversa, con le strade polverose, con i ritmi della vita che erano completamente diversi. Professore, adesso da poco lei è alla guida dell'Abruzzo Film Commission, finalmente anche la nostra regione ha questa possibilità, ecco, di resilienza e di soprattutto di economia, una possibilità economica attraverso il cinema. Un film su Amalia Sperandio, un film su Ondina Valla, un film su una di queste donne preziose per la città e per il territorio? Ma noi presto organizzeremo degli incontri, già lo sto facendo in maniera informale con grandi produttori del cinema italiano. Sono entrambe dei soggetti strepitosi, delle figure femminili moderne e avvincenti nella loro vita privata, ma soprattutto nei risultati che hanno saputo portare. Io credo che presto potrebbero esserci novità e grandi sorprese, perché, ripeto, unicamente Ondina Valla sono due soggetti cinematografici fantastici. Professore Enrico Cavalli, Ondina Valla, un'aquilana illustre nel suo settore, lo sport, in un periodo storico, tra l'altro il suo, di forte predominazione maschile, un esempio, Ondina Valla, di emancipazione tutta in rosa, femminile. Sì, Ondina Valla è sicuramente un personaggio importante nella scala emancipatoria femminile, nello sport e quindi di riflesso anche a livello sociale. Va detto che, ecco, questa predominanza maschile in qualche modo andava a rispondere a quelle che erano le impostazioni anche del tempo, scientifiche e non soltanto sociali, di cui era abbastanza espressione proprio l'inventore dei giochi moderni, cioè Pierre de Coubertin, il quale voleva rifarsi alla tradizione greca, per cui le donne non potevano partecipare alle gare. Tuttavia questi problemi, questi veli, per fortuna caddero già dopo le Olimpiadi di Parigi del 1900, sebbene si riproposero in maniera non certamente positiva per Ondina Valla proprio all'inizio degli anni 30. Tuttavia il regime fascista era, contrariamente a quello che si può immaginare, un po' più sul pezzo, perché ingaggiano ad esempio delle commissarie tecniche femminili che invece danno il senso di un cambiamento, di un mutamento. E Ondina Valla, pur non potendo partecipare ai Giochi di Los Angeles del 1932, allora può vedersi dischiuse le porte di Berlino 1936. Veramente un'Olimpiade che sappiamo bene assunse un significato ideologico dei cosiddetti successi del nazionalsocialismo, e però Ondina Valla fu davvero un personaggio proprio di spessore enorme, e quindi anche in qualche modo riversarono interessi anche oltre le stesse Olimpiadi, e quindi fu portato ad esempio un modello davvero primo di emancipazione femminile dello sport, per cui possiamo benissimo dire che è davvero una pietra angolare in questo cammino che poi naturalmente arriva fino ai giorni nostri. Professore, se lei oggi potesse parlare con Ondina Valla qui in questo incontro al Comune Malserosa, cosa vorrebbe chiederle? Beh, da Milano sicuramente direi di fare le massime congratulazioni e anche grazie. Devo dire che indirettamente ho avuto modo di parlare con questa grandissima campionessa italiana, non soltanto con il figliolo Luigi, che cura la memoria di famiglia, Luigi De Lucchi, perché Ondina Valla poi sposò nel 1900
1943, il professor Guglielmo De Lucchi, e devo dire che in questa vicenda familiare, nel momento in cui approda all'Aquila, ci sono davvero dei collegamenti con Ondina Valla, nativa di Bologna, che quindi poi approda nel 1948 all'Aquila. Ha svolto un ruolo importante anche nella modernizzazione dello sport aquilano, facendo parte del Panatron, e quindi giocando un ruolo importante anche nella pregnante nell'assegnazione del 1960 del torneo olimpico all'Aquila. È sicuramente un personaggio da far conoscere di più alle giovani generazioni, non soltanto le ragazze che fanno lo sport, perché davvero i risvolti sociali di questa sua carriera davvero si prestano a numerose interpretazioni anche a dei revisionismi in senso naturalmente giusto del termine. Professore Giustizieri, oggi lei ha il compito di far riscoprire una figura importante come quella di Laudomia Bonanni. Qual è il messaggio potente di questa scrittrice aquilana? Allora, innanzitutto incominciamo a dire che è bene togliere un po' di polvere dal tempo e quindi riportare alla memoria quella che è stata una delle più grandi scrittrici del Novecento italiano. Una grande scrittrice che attraverso i suoi romanzi di diverse tematiche ha affrontato soprattutto, e per quello siamo qui questa sera, soprattutto la tematica delle donne. La donna e le donne sono la protagonista e le protagoniste di tutti i suoi romanzi e di un particolare percorso che noi potremmo chiamare di un certo femminismo alla Bonanni, cioè un femminismo che non è aggressivo ma è persuasivo, un femminismo che agisce soprattutto sull'intelligenza delle persone per far capire appunto chi è la donna, chi era la donna ieri, chi è la donna oggi e chi sarà la donna di domani. Quindi una donna in progressione, una donna moderna, attiva, chiaramente, che non è mai nelle retrovie e nel cui panorama dei romanzi l'uomo è sempre un po' in ombra, sempre un po' una figura di secondo piano. Professoressa Sergiacomo, lei oggi porterà un contributo importante sulla figura di un'altra aquilana preziosa per il tessuto culturale cittadino, Anna Ventura, e la sua continua ricerca delle cose attraverso un mezzo importante e immortale come la scrittura. Sì, nel titolo di questo intervento c'entra quella che è la poetica di Anna Ventura, che non è stata soltanto poetessa, ma è stata una scrittrice a tutto tondo, perché è stata anche una narratrice e una critica letteraria, a cui molto la cultura abruzzese deve. La sua poetica di far parlare le cose, restituire la parola alle cose, inizia con la sua prima raccolta, Brillanti di bottiglia, dal cui titolo ironico già si comprende un po' il passo della poetessa che va controcorrente, e esce nel 1978, cioè quando lo sperimentalismo nel quadro della poesia italiana si è esaurito e stanno affermandosi delle poetiche spontaneistiche, di parole libere, parole emotive. Anna Ventura invece riporta la realtà al centro della poesia e restituisce la parola alle cose, nel senso che estranea l'io, che è dominante nella poesia di fine Novecento dell'italiana, e invece fa riflettere sulle forme, sulle storie degli oggetti, su come fanno parte della nostra vita, e in questo modo la realtà torna al centro dell'opera poetica.